Buongiorno, nel brano del Vangelo di oggi, al capitolo 13 di Luca, dal versetto 1 al 9, Gesù chiarisce un pensiero che fa parte del comune modo di affrontare la vita e la religione da parte dei suoi contemporanei, ma come capiremo subito è molto diffuso anche fra noi e dunque accomuna tutto il cammino dell'umanità. Si ha infatti l'idea per molti che quando viene una tragedia, un cataclisma, che quando accade qualcosa di doloroso, quando ci sono fatti di cronaca negativi, questo ha a che vedere con le colpe di qualcuno. È come se di fronte alla cattiveria o al peccato di qualche persona, Dio intervenisse punendo coloro che sono colpevoli di questo errore. Anche la pandemia è stata giudicata da alcuni in questo modo, quasi che Dio intervenga per eh, appunto castigare un'umanità che si sta perdendo da sola questa logica magica non ha nulla a che vedere con il Dio di Gesù, con l'unico Dio che è Dio di misericordia, ma che è anche Dio che responsabilizza nella storia ciascuno di noi a farci davvero protagonisti. Dunque, dice Gesù, non c'è questa relazione di causa ed effetto, però ogni fatto, ogni situazione che avviene, come le due che egli cita Avvenute all'epoca, fatti di cronaca, dove ci sono stati morti innocenti, ecco che diventano un appello e quindi per la libertà personale l'occasione di accorgersi di dover cambiare vita, di dover cambiare strada, di vivere secondo la legge del Signore. Ma che cos'è la legge del Signore? Ecco la parabola che Gesù racconta, dove un albero di fichi è il protagonista e l'albero di fichi è simbolo della legge di Israele, appunto, e dice Gesù che non basta piantare l'albero, piantare la legge, perché questa automaticamente porti a una vita secondo il cuore di Dio. No. Quando la legge è presa soltanto come un insieme di regole e di norme da rispettare, rischia di tradursi invece in una prigione e allontana il cuore dell'uomo da Dio. Bisogna invece Mettere il concime, bisogna zappare, bisogna innaffiare, bisogna cioè lavorare a livello spirituale, a livello interiore, perché possa il nostro cuore rafforzarsi, aderire al Signore e affrontare quindi la storia con una responsabilità che è feconda, che porta frutto, ma che è anche secondo il volere del, dell'agricoltore celeste, che è Dio stesso. Dunque giudichiamo la storia secondo il cuore di Dio, che ci mette in mano la responsabilità di essere costruttori e testimoni di misericordia, soprattutto nelle situazioni difficili e dure, come quella che stiamo vivendo, frutto di un cammino dell'umanità fragile che è creatura che è mortale, ma anche occasione per essere fedeli alla chiamata del Signore dell'universo. Buon cammino insieme, senza paura.